Ciao a tutti, bentornati a Minecraft. Io sono sempre sul server di Laborcraft e come vedete qui c'è Barbie. Ciao. Ecco, allora Minerva ha avuto la genialata di vestirci come Barbie e Ken. Allora, il mio PG sapete tutti che è un maschietto, tant'è vero che l'avevo chiamato Natalino. E sul filone di questo film che ormai ha fatto parlare di sé, possiamo sottrarre, no? Appunto. Allora, mi ha preso gentilmente una testa che adesso vado a mettermi, che sarebbe di Ken praticamente, e anche una bella armatura rosa sopra e i jeans. Mica rosa e jeans. E i jeans sotto. Allora, a questo punto siamo pronti per andare, come avete visto nel piccolo video senza commentari di sabato scorso, abbiamo trovato quella che è la location perfetta, una caverna bellissima dove abbiamo intenzione di fare la nostra miniera. E io ho intravisto anche una miniera lì sotto, ma oggi andremo a spippolare per bene questa caverna. Quindi vi facciamo vedere cosa abbiamo fatto. Vieni Minerva, accomodati prego, prima che mi scappano i polli. Ah, nel frattempo, in questa settimana, io ho addomesticato anche un lupo, perché lavorando mi sono state date due uova di lupo, tra le ricompense oltre ai... Ah, gli devi dare un nome? Eh sì, gli devo mettere la targhetta e dargli un nome, sì. Lo voglio chiamare Dexter. Dexter. Come il cane che ho a casa, Dexter, il mio Dexter. Mi ricorda qualcuno. Esatto. Non lo porteremo in caverna, perché ho paura che i mob me lo... Ma... solitamente muoiono. Me lo fanno fuori. Però ne ho uno qui nella casetta Hobbit, quindi nella terra di mezzo, e uno nella giungla. A proposito della terra di mezzo, non so se vi siete accorti, Minerva chiudi la porta, se no mi scappano i polli. Ho fatto anche... ci sono i bottoni. Sì, ma non si chiude. Ho fatto anche questo cartello terra di mezzo, perché giustamente abbiamo la casetta Hobbit. Ah, e poi vogliamo far vedere cosa abbiamo fatto lì sopra? È da vedere. Ah, sì, ci sì. Vado però a piedi io. Vi faccio vedere. Andiamo a piedi, sì. Il percorso. Il percorso. Ci siamo fatti un portale, perché abbiamo detto se ci serve qualcosa nel Nether, cioè ci serve un portale a portata di portale di mano. E quindi esatto. Abbiamo pensato di farcelo nella montagna. C'ho un po' di difficoltà come al solito. Ecco qua, tutto bello e siamo spawnati in un posto che manca poco. È un postaccio. Un po', sì. Sì, un postaccio, un po' di... ma qualcuno ci è morto. No, io no, non sono io, no. Ma questo posto, cioè la location di questo portale, lo spippoleremo un altro giorno. Vi faccio vedere però dall'alto, davanti, come l'abbiamo addobbato bene. Cioè sembra proprio uno scavo antico ritrovato nella roccia, no? Sì. È faico, molto carino, è faico, sì. Molto carino. Detto questo, andiamo dritti nella nostra caverna. Chiudimi la porta di casa, Minerva, sennò qui mi scappano i polli. Allora, Minerva, che è molto esperta di parecchie cose, voleva fare un ascensore di quelle con vai con l'acqua, scendi con l'acqua, sali con l'acqua, eccetera. Poi ha detto, ma no, facciamo l'ascensore. E quindi prendiamo l'ascensore e ci ritroviamo nella caverna, che è bellissima. C'è un silenzio tombale, abbiamo fatto questo piccolo, diciamo, rifugio. Dove, dove che magari arrivi dentro con l'ascensore e ti trovi un creeper alle spalle. Esatto. E niente, siamo quindi pronti per andare a spippolare questa caverna, che è veramente, ma veramente grande. Ma io non mi voglio sciupare i capelli, No, non ti preoccupare. Ah, vogliamo far vedere? Era F3? No, non era F3. Com'era? F5, ecco qua. F5, no, ecco qua, il nostro Ken. Ken e Barbie, terribili proprio. Allora, ma non ci potevamo sottrarre, su. Torniamo seri. Allora, ci sono un sacco di materiali da poter recuperare, quindi abbiamo intenzione di recuperare anche quello che si può.
Io comincerei subito con... Ovviamente, quando l'abbiamo scoperta... Qua. Ken, ti ho perso. Aspetta un attimo, però. Io devo togliermi... L'armatura, quella di cuoio che ho appresso. Non voglio occuparmi di slot inutilmente. Ah, sì, lasciala qui nel rifugio. La lascio qua. Ah, qui io avevo portato già qualcosa, per fare robe. Vabbè, mm-hmm. Non me la metto qua. Poi me la riporto su. Anche l'ender chest. Qui giù, qui c'è un pozzo. Si scende abbastanza. Si scende? Ci potrebbero esserci diamanti. Mm-hmm. Vogliamo cominciare da qua o vogliamo prima spippolarla sopra? Per, diciamo, vedere dove finisce. Perché a me mi pare che questa l'avevamo spippolata un po' così. Ma sì, ma le torce... Così... Eccola là, la miniera, guarda un po'. C'è già la miniera. T'hai visto? Guarda un po', dove sto io? No, qua, dove sto io? Dove... Mamma mia, mi è venuto in coccolone. Io l'ho vista. Capito? Ma non c'è solo qua, non c'è solo qua. C'è anche la lava. Porca puzzola, affasciatissima. Allora, dunque, ma, scendiamo da qua, dai. Ma che ho lasciato la carne dentro la cassa? Aspetta un attimo. Aspetta, mi sa che ho lasciato pure la carne. Chi è che me mena? Nessuno. Oh, madò. Aspetta un attimo, mi sa che ho lasciato pure la carne insieme all'armatura. Il colore è quello. E infatti, guarda che cretina. Ma io boh, ma veramente, cioè. Vabbè, me la metto dietro questa. Questa mi metto qua. Ok. Anzi, magno pure una bella bisteccona. Damose. Uso prima questa spada che è mezza rotta, eh. Allora, da che parte andiamo? Allora, e vedi che c'era qualcosa? Ma da un pesce. Ah, si era morto... Allora, io direi, finiamo di illuminare bene. Guarda qui, guarda sotto. Guarda qua, Minerva, guarda qua. Oh, madò. Allora, finiamo di illuminare bene, perché mi sembra che questa qui finiva poi. Non andava oltre. Non mi ricordo. Io piglio robe. Tutto veloce. Sì, abbiamo dato un pollo. Ecco, qui si scende, per esempio. Tanta roba. Dove sei? Ecco. Finiamo di spippolare qua, così vediamo. Sì. Fin dove arriva. Ma mi sembra... che finiva, che era chiusa poi a un certo punto. Esatto, perché c'è da spippolare sotto e ai lati. Vedi? Qui non c'è più niente. Perfetto. Oh, yeah! Ho sentito perfettamente uno zombie. È uno zombo da qualche parte. Beh, magari è qua vicino, o sotto. Allora, qui non c'è nulla da prendere, no? Aspetta, io qui ho visto... Il ferro. Il ferro. Ok, poi qui ho scritto... Qui ho visto l'oro. Ho visto la redstone. Allora. La redstone la prendo io che scarseggio. No, ma pigli tutto, tanto io non è che... ci faccio niente. Chi è che rompo? Uno zombo. Aspetta, lo faccio fuori io. Ormai mi sono parata. Addennato. Qui. Ma tu? È sparito. Eccolo. Si nasconde, ci teme. Ah, mi temi. Fai bene. La nostra fama ci precede. Io sono Ken. Da non confondere con il guerriero. No. C'è un pollo. Ma che ci fa qui un pollo? Allora, torniamo sopra. Qui c'è del ferro. Prendo anche il ferro. Ok. Allora, un po' di oro. Ma l'ho preso il ferro, sì.
Lì c'è un po' di oro, qui c'è ancora redstone. Che cos'è? Ah, il polipone. Allora, redstone. Ah, vedi, c'è, sì, il calamaro. Allora, ecco, è stato lui che ha ucciso... No, non lo so, perché non droppano pescetti quando muoiono, ti droppano la sacca di inchiostro luminescente. Qua c'è ancora ferro. Forse è venuto giù un pesciolino. E oro. Ecco, vedi che c'è un pesce anche adesso, c'è un pesce tropicale. Ma come mai? Vengono da fuori, da su. Guarda che bello questo pescetto. Dai, ferro. Ho preso tutto? È cascato qualcosa? Come si sbagli? Di sì. Ah, qui c'è del ferro. Qua c'è la redstone. Oh, guarda che ho trovato. Vieni a prenderli tu. Diamanti? Sì. A te pare. Ho preso un brocchetto. Dove sono? Vedi. Ammazza, ma siamo così in basso? Sì. Siamo a... Basta? Ce ne stanno più. Vai. Meno 6. Finiti? Sì, sì. Hai anche aumentato le funzioni, visto? Allora, aspetta, sì. Allora, qui c'è della redstone e dell'altro ferro. Vogliamo prendere? A te serve la redstone? Mi serve la redstone, sì. Okay. Anche il ferro non è quello schifo, perché io faccio mille lanterne al giorno. Allora, il ferro. Sì, ma io ti do tutto a te, me. Sei tu che fai, stai, dici. Un ferro mezzo al verde. Ok. Ferro anche qua. Ce l'abbiamo anche sopra il rifugio. Qua. Meno male che se può volare. Se no, metti dei blocchi, leva dei blocchi. Qua c'è l'oro. C'è oro, qui c'è ferro. Ammazza l'oro. La gravel. Oddio. Ehi, quanto ferro. Quanta ghiaia. Ok. Allora, adesso però qui richiudo. Poi. Carbone no, perché ne ho fin troppo. Ok. Altra rete. Mettiamoci questo. Ecco qua. Allora, io lascerei sta robetta intanto. Ecco. Ah, sì. Accumuliamo robe, così non ce la portiamo dietro. Ecco. Ah no, questa è una diversa. Qualche blocco me lo prendo che può servire. I lapiscazzoli. Ok. Vabbè, questi ci possono servire. Mo ce lascio pure. No, sta roba. Lascio qua che non c'entra niente. Lascio qua. Anche il pesce che non me lo posso mangiare, la carne di zombie, ecco. Ole. Allora, vogliamo andare in giù o de lato? Che vogliamo fa? Allora, abbiamo esplorato... Allora, questa è chiusa, quindi tutto va bene. Livello. Allora io andrei di qua, che ne dici? C'è anche un creeper laggiù. Ah, andiamo a creeparlo. Di qua, vieni. Vieni, no, di qua. Ah, di qua? Davanti al rifugio. Ecco, sì, di qua, da questa. Okay. Aspetta che laggiù c'è un creeper. Aspetta. C'era. Ok. Oh, guarda qui quanti materiali. Allora, voglio togliere questa che c'è in piccia. Ok. Abbondanza. Qui c'è un sacco di roba. Esperienza me la prendo io. Metterei una torcetta. Ferro. Senti, mi devi trovare uno spawner di scheletri. Ma anche no.
i lapiscazzoli. Non ho mai trovato dall'inizio della quinta era. Io mi rifugio. Sento. Sento roba brutta. Eccolo là che si avvicina. Attenzione, si avvicina. Lo faccio fuori, lo faccio fuori. Venghi pure, venghi. Venghi. Venghi ancora. Io sono in una posizione più alta e me demagno. Qui c'è un coso. Com'è che si chiamano sti pesci? Acqua. Qua, allora, mettiamo una torcia. Dove c'è del ferro. È morto lo zombie. Un altro creeper. Un altro creeper? Ma io sto rischiando la vita così? E io che mi sto sciupando tutti i vestiti? Ecco il fatto. Oh madonna. Ma dove è esploso? Qui sotto i miei piedi. Si è prostrato ai miei piedi. Acqua. Allora lì c'è un altro zombie. Lo vado a uccidere. Venga qui. Arrivo. Si faccia avanti. Guarda quanti. Ah, dice lo zombie. Rimanga lì. Io devo stare non sempre. Non ce l'ho dolorosa. In una posizione di vantaggio. Ormai quando si capisce il trucchetto è fatta, cioè posso dire, ma cosa? È anche l'arco, L'arco lo. E quanto oro. Lo vorrei. Lapislazzolo. C'è anche dell'oro, anche in alto c'è dell'oro, c'è anche del ferro, ma è un sacco di roba. Qui per prendere tutto ci vuole, non so, una settimana tipo. Ah, qui si scende. Allora, qui possiamo prendere l'oro. Okay. Mamma mia. Che immensità. Ma dove sei? Questa è qui sotto. Ah, ma qua si scende pure, c'è sta pure la lava. Non è che ci stanno altri diamanti. Oddio, Minerva, ma qua si scende. Anche qui dove sono io si scende. Oh, madò. E che cos'è? Ci sono casualmente caduta. No, vabbè, ma qui si va giù. Ma non è che c'è la città antica? No, non credo qui. Ci deve essere la montagna sopra, ma proprio montagna, di quelle con la neve. Dici? Sì, così io so, che io sappia. Ma guarda qua, va giù, A me chiude, va. Qui c'è del ferro. È finita? È finita. No, questa va ancora giù. Guarda come muoio io, No, non ci morire. Dove sei? Che non vedo neanche il tuo nome. Sono andata giù. Ma questa va ancora più giù. Vieni. Mi tippo. Ah, tippati. Allora. Ok, accetta. Ah, con la pala. Aspetta. Ok. E dove sei qua? Ah. Hai visto? Fai vedere. Ancora scende. Ma di solito questi finiscono in un vicolo cieco. Non credo, Tieni, qui. Innovazione. Io vado qui da di una qua. Parte c'è la lava, è là. Pure. Bene, quindi sto da nessuna parte. Diamanti non ci stanno. Diamanti no. So, 46 gradi. Bene, quindi sediamo. Quindi torniamo su. Se vuoi prendere un po' di tufo, costruire. Giusto. È questo, no? Il tufo? Sì, molto carino il tufo. Sì, mi piace. Fa un rumore bellissimo quando lo rompi. Vero. Mamma mia, che pertugio.
Oh my god. Sono finita da un'altra parte. Oddio, e mo? Tipo? No, no. Qui abbiamo preso tutto. Allora io vado al rifugio a svuotare l'inventario. Sì, vengo anch'io, mi svuoto. Ecco, possiamo andare dalle spalle del rifugio. Damose, usciamo da sto pertugio che se mi viene davanti in creeper sono morta. Abbastanza. Abbastanza, molto, molto. Ipotermia. Ma dai, no, 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 è troppo alta. Non morire, Ken, non morire. Devo morire. Devo rifare tutti i film poi. Per carità. Solo Barbie, allora, niente Ken. Vado a posare la robetta a rifugio. Ah, che però ce sotto gran possiamo tanto. Scendere anche, ci conviene. Ce n'è gran tanta. Mazza la roba che abbiamo fatto. Che cos'è? Devo mettere altre chest. Questa è mezza vuota, eh. Sicuramente serviranno altre chest. Allora. Allora, facciamo così. Gli apiscazzoli. No, ci sta quest'altra pure, eh. Cioè, adesso ce l'abbiamo. Ce ne stanno tre. Tolto tutto. Guarda, io direi di andare qui. Mm-hmm. Che ne pensi? Dove... senza asciugare, sì, i capelli. Sì, no, no. Damosi. Ocio, mi butto. Guarda qua, che gola profonda. Meno male che volamo. Eh sì. Mo però qui... Vabbè. Ah, qui ci porta... Aspetta, questa la chiudo. Prendo l'oro. 47 gradi. E non sentirli. Qua c'è, fammi prendere in mano, prendo il secchio d'acqua. Gradi, fatemi prendere il secchio d'acqua pure a me. Ecco, dietro la lava si passa. Guarda qua. Poner di scheletri? Niente, mai una gioia. Ma sei fissata con sto spawner di scheletri? Ma boh. Non l'ho mai trovato, ho trovato solo ragni e zombie. Allora, qui si va, hai detto, no? Dietro la lava, sì. Qui non c'è niente, i diamanti non ne vedo. Mi refrigero un po'. Ah, qui si risale però, Minerva. Guarda, ci stanno le scale. Beh, c'è un pipistrello. E poi si riscende. E qui si sale. Qui si sale. Mamma mia, che pertugi. Cioè, se mi trovo un creeper davanti sono morta. Tu sei consapevole di questa cosa? Ah! C'è qualcosa. Ma essi uomo. Allora, ci sono i capi... No, che no, i capi scazzoli no. Ci sono... C'è la redstone. La prendo, la redstone. Prendo volentieri, sì. E basta, qui non basta, c'è, non c'è altro, niente. Allora, usciamo prima che spona qualcosa di brutto. Paura, eh? Ovvio. Qua si scende? Dio, ho messo l'acqua. Si scende? Si scende. C'è una pietra rossa. Finito le torce. Ok. Ecco, vicolo cieco. Via. Vicolo cieco, via. Eppure questa vicolo è fatta, Damose. E Damose da che parte? Da qua era, giusto? Siamo venuti da qua? Ah, dobbiamo andare qua, guarda che è tutto buio. Qui materiali pochini, eh. Eh sì, qua poca roba. Oh, c'è sì, la... Ah, questa risbuca praticamente nella... Nella caverna, vedi? Dove non siamo state. No, e c'è anche un...
Oh. Oh. Ma l'anima di meglio, eh? Tris, l'ho seccato. Allora, no, torniamo indietro. C'è un creeper, aspetta. Sì. L'ho seccato anche il creeper. Aspetta che questo scheletro c'ha... Guarda quanta redstone. Eh sì, ce n'è tanta. Ma puoi morire, ma... Oh. Ah, ok, niente. Ha fatto tutto lei. Qua non ci siamo venute, però. No, no. Esperienza. Allora, devo fare un po' di... Devo fare torce. Un po' di torce, sì. Dove stavano le torce? Eccole qua. No, ho perso l'acqua. Le faccio gran tante perché io... Ce l'hai le torce? Sì. Ok. Allora, intanto mi mangio sta bistecca. Ok. A posto. Allora, qui c'è del ferro, lo prenderei. Andiamo indietro? Sì, aspetta, prendo sto ferro. Qui ci sta pure la redstone, se la vuoi, eh. Io l'ho presa un po' qua. Tantissima, veramente. E non vuoi prendere anche questa, scusa? Prendi. Sto rischiando la vita, io sto rischiando. Oh, sei te, ma che puzza! Guarda, guarda, guarda. Qui io attapperei, che dici? Sì, tappa, ce l'hai un blocco? Sì. Levati perché non so che so fa, eh. Non vorrei, vero? Mi sciupi i vestiti! Ho capito, appunto dico levati, eh. Oddio, sto sudando come un cavallo. Guarda, guarda, guarda quanto resto, guarda. Qui si risale e c'è anche della redstone. Eh? T'hai visto? Vabbè, torniamo indietro, però andiamo alle spalle del rifugio, così qui sì. Ci veniamo poi. Dove era il passaggio? Qua. Seguimi. Sì, sì, volo perché c'ho paura che poi, E adesso dobbiamo riuscire ad uscire da questo pertugio. Qua. Manco per niente. Così. No, questa è senza uscita. Ah, forse è qua. Mi sa. Di qua no, di qua è senza uscita. O forse di qua. Ecco, forse di qua. Sì, sì, è qua, è qua. No, è un vicolo cieco. Aiuto! Aiuto! Siamo ufficialmente persi. È il laghetto dove siamo finite prima. Allora, però, intanto che noi ritroviamo la strada per uscire da questo trappolone, che è un gran bel trappolone, io per il momento vi saluterei. E niente, ci sentiamo, spero, se non ci saremo perse, la prossima volta. Quindi un saluto a tutti da me e da Minerva e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.